Chi ha visto un lupo può, o meglio, è auspicabile che lo faccia, segnalarlo attraverso un messaggio WhatsApp o una mail. A riceverlo sarà una task force regionale che si occupa del fenomeno della diffusione dei predatori selvatici. Nuovi giochi, arredi e attrezzi per il fitness, per l'area dedicata al giardino di Villa La Magia e per piazza Giovanni XXIII a Quarrata. Per questi progetti il Comune ha investito 80.000 euro. Futsal Gisenti Pistoia, Hockey Club Pistoia, partenza a razzo per le due squadre che sono ai vertici dei rispettivi campionati di Serie 2. Non ci sono solo la Giorgio Tesi Group e la Pistoiese, quindi a portare in alto il nome della città di Giano. L'inizio... Buon pomeriggio intanto a tutti i nostri telespettatori. L'inizio di questo telegiornale riguarda però un incidente sul lavoro, un altro incidente sul lavoro. È avvenuto questa mattina in una ditta di carpenteria di Cantagrillo nel comune di Serravalle. Il fatto è accaduto poco dopo le 9.30. Secondo la prima ricostruzione, un operaio di una ditta esterna che stava lavorando è caduto da un'altezza di alcuni metri. L'uomo, un quarantenne, ha riportato fratture a un braccio e una gamba. Soccorso dai sanitari del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Come avete sentito dai titoli, basta una mail, un numero WhatsApp per segnalare eventualmente la presenza di lupi. Un numero WhatsApp ed una mail dedicati per segnalare l'avvistamento di lupi è l'iniziativa messa in campo dalla Regione Toscana ed indicata come strumento per allevatori e cittadini per segnalare la presenza di questi animali ed eventuali problemi causati. È uno dei primi progetti messi in campo dalla Task Force istituita nell'ottobre scorso dalla Regione per fronteggiare il problema della diffusione di alcune specie di predatori selvatici, in particolare per dare una risposta agli allevatori, ha spiegato l'assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, i cui animali sono sempre più frequentemente oggetto di predazione da parte di lupi. Una presenza di questa specie che anche in provincia di Pistoia si è fatta più frequente, anche in zone vicine a centri urbani. La situazione lupo, diciamo, in provincia di Pistoia è stabile. Io ormai seguo il progetto da svariati anni, attualmente per l'Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese, e è una situazione di stabilità, comunque anche di, tra virgolette, saturazione, nel senso che il territorio è occupato da branchi stabili. Si può dire più o meno di quanti individui stiamo parlando e che areale si muovono? Ma qui si fa riferimento proprio alla biologia del lupo, nel senso che ogni branco, quindi ogni gruppo familiare, ha un territorio suo. Quindi in provincia di Pistoia e nelle aree limitrofe, ovviamente, perché poi i lupi non è che guardano i confini amministrativi, però abbiamo individuato almeno una decina di branchi, almeno 10 branchi, quindi che stanno sul territorio della provincia, ma anche che sconfinano ovviamente anche in provincia di Bologna, Modena o Prato. È interessato anche il Monte Albano, quindi possiamo dire che sicuramente il territorio della provincia di Pistoia è tutto occupato da branchi stabili. Alcune segnalazioni hanno riguardato sia le zone montane e collinari, ma anche le aree urbane. Sì, diciamo periurbane ovviamente, cioè la fascia che è intorno a Pistoia, ma che è una fascia assolutamente selvaggia, se vogliamo dire. Quindi alla fine vedere un lupo o trovare le tracce del lupo nella zona intorno all'ospedale nuovo non è poi così un'ipotesi remota, dato che lì ci sono caprioli e cinghiali, quindi le prede del lupo, e corridoi ecologici per cui il lupo può arrivare in queste zone. Controlli per il Green Pass e manifestazioni sono state le questioni al centro della riunione in prefettura a Pistoia del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alla luce delle nuove normative del Ministero dell'Interno è stato ribadito che le manifestazioni si terranno sin da quelle in programma nel fine settimana sotto forma di sit-in nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Vista la crescita dei contagi è stato quindi disposto di potenziare i controlli sul territorio, anche quelli per il possesso del Green Pass, in esercizi commerciali e nelle imprese. 509 sono nuovi positivi oggi in Toscana, più 91 rispetto al bollettino precedente, 4 purtroppo i decessi, ieri erano 5, i ricoveri in isolamento sono 295, più 2 i malati in terapia intensiva, 24 meno 2.
Eseguiti quasi 38.000 test, il tasso di positivi è all'1,4%, cala di 0,2 punti percentuali. In provincia di Pistoia 55 nuovi contagi più 29. Al momento le autorità sanitarie regionali segnalano nessun decesso. Vedremo se sarà così, speriamo ovviamente anche da parte delle autorità sanitarie locali. Nuovi giochi arredi per l'area dedicata al giardino di Villa La Magia e per la zona di Piazza Giovanni XXIII, siamo a Quarrata. Nuovi giochi, arredi e attrezzi per il fitness in due giardini pubblici a Quarrata. Sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dello spazio a verde di Piazza Giovanni XXIII e dell'area giochi nel parco di Villa La Magia. Dopo essere intervenuti nel giardino di San Lorenzo, siamo intervenuti come amministrazione comunale anche nell'area giochi a Villa La Magia e in piazza Giovanni XXIII, comunemente conosciuta come Piazza delle Poste. Nello spazio giochi qui a Villa La Magia abbiamo sostituito tutti i giochini deteriorati dal passare del tempo, abbiamo sostituito una panchina, abbiamo rimesso nuova l'altalena. Interventi importanti in un'area giochi molto frequentata come questa qui di Villa La Magia. Al giardino di Giovanni XXIII abbiamo introdotto un nuovo gioco per i bambini, abbiamo introdotto delle nuove panchine per i frequentatori ed inoltre abbiamo realizzato anche un'area ginnica con degli attrezzi per fare ginnastica dolce. Tutti questi interventi sono stati realizzati interamente a carico dell'amministrazione comunale per un importo complessivo di circa 80.000 euro, interventi mirati ad una maggiore frequentazione da parte dei nostri cittadini di questi spazi verdi, perché noi crediamo molto che la nostra città debba essere vissuta in tutti i suoi spazi. Al piccolo Bolognini di Pistoia è andato in scena Grandi Discorsi, spettacolo per le scuole. Io sono qui, e questa penso è la parte più strana del mio essere qui, io sono qui come una persona. È un esempio di teatro civile lo spettacolo andato in scena al piccolo Bolognini per una platea di studenti. Lo spettacolo è Grandi Discorsi, ideato da Renata Palminiello, che ne è anche la regista, per una produzione dell'Associazione Teatrale Pistoiese. Una rappresentazione incentrata su 8 discorsi che hanno segnato una svolta nella storia, a partire da quello del 1913 di Emmeline Pankhurst, suffragetta inglese, intitolato Libertà o Morte, sino al discorso a Boston nel 1995 di Iqbal Masim, bambino operaio e attivista pakistano. Non c'è un solo messaggio, c'è una condivisione di tematiche sui diritti civili e umani, è una condivisione, non è sicuramente stato costruito con un obiettivo di frontalità, io ti dico una cosa che devi sapere, ma più di discussione sollecitata da queste voci così autorevoli e così forti su temi che in realtà toccano la nostra vita quotidiana, quella di tutti, dei ragazzi ma anche la mia. Tra i grandi discorsi c'è quello pronunciato a soli 25 anni da Bianca Bianchi, il discorso sulla scuola all'Assemblea Costituente nel 1946. Dare il sapere liberatore agli spiriti. Perché insieme ai valori del corpo ci sono i valori dell'anima che non si possono assolutamente dimenticare. Lei è molto giovane, eppure si pone in una posizione anche molto difficile, che è quella di richiamare l'attenzione su quanto ancora non è stato fatto e che ha bisogno di essere fatto in un momento così importante come quello in cui si scrive la Costituzione. Questo è sicuramente quello che mi ha colpito di più all'inizio. Che sono una donna. Ci spostiamo a Montecatini, c'è stata una scena per parlare di endometriosi, per farla conoscere ai più giovani e prevenire questa malattia invalidante che colpisce una donna su 10.
Un corto animato per sostenere, promuovere e sensibilizzare le persone verso l'endometriosi e per spiegare in modo semplice ma scientifico cos'è la patologia e come affrontarla. L'endometriosi è una malattia invalidante e colpisce una donna su 10, per questo la diagnosi precoce risulta fondamentale. L'endometriosi è una malattia ad oggi molto diffusa, però poco conosciuta, non ha una cura e quindi l'unico modo che abbiamo è quello di diffondere informazione. Tra le numerose iniziative messe in campo per far conoscere meglio questa malattia e per sostenere il progetto, si è tenuta nei giorni scorsi una cena solidale organizzata dalle associazioni Scoprendo e Aendo. Parte del ricavato andrà ad un progetto a cui tengo molto, che è un progetto di prevenzione, praticamente per un corto animato. È un corto animato che sarà prodotto in collaborazione con lo studio Bozzetto di Milano. Questo corto appunto sarà fatto per la prevenzione, per parlare in modo serio di prevenzione, quindi per affacciarsi anche al mondo dei giovani. Ecco, ricordiamo che cos'è. L'endometriosi è praticamente la membrana interna dell'utero che si sfalda e si riproduce e si comporta come un tumore, quindi va a attaccare i vari organi che possono essere la pelvi, l'utero, le tube, le ovaie appunto, e che succede? Riproducendosi forma infiammazione, forma sanguinamenti anche al momento appunto del ciclo, e questi sanguinamenti purtroppo rimangono all'interno dell'addome della donna, e se non visti in tempo, se non diagnosticati in tempo, capisci bene che a lungo andare purtroppo degenerano e quindi spesso vengono anche accomunati ad altre patologie, perché comunque i sintomi poi possono essere magari crampi, dolori, e quindi se non vista in tempo provoca danni. Non ci sono solo Giorgio Tesi Group e Pistoiese, ma a far parlare di Pistoia a livello nazionale ci sono altre due squadre di due discipline diverse: il Futsal Pistoia per il calcio a 5 e l'Hockey Club Pistoia per l'Hockey su Prato. Con la Pistoiese che piano piano sta risalendo la classifica grazie a 4 risultati utili consecutivi, ci sono altre squadre arancioni ai vertici dei rispettivi campionati e sono la Futsal Gisinti nel calcio a 5 e l'Hockey Club Pistoia. Nel girone B di Serie A2 la Futsal è a punteggio pieno grazie al successo nel derby di Prato per 4-2 nel segno di Super Bebetigno, autore di una tripletta e capocannoniere del girone con 10 reti. Gli arancioni hanno 5 vittorie in 5 incontri e sulla loro scia resta solamente il Città di Mestre a 2 punti di distanza. Il prossimo incontro vedrà la Gisinti impegnata al Palacarrara sabato alle ore 15, quando ospiterà la formazione dello Sporting Altamarca, che finora ha totalizzato 3 punti nelle 4 partite giocate, con una vittoria e 3 sconfitte, mentre Mestre se la vedrà in casa contro Prato, fanalino di coda con 2 punti. In testa al proprio girone anche l'Hockey Club Pistoia, che milita nel girone A del campionato di Serie A2 di Hockey su Prato. Gli arancioni sono arrivati alla pausa della stagione outdoor con 4 vittorie ed un pareggio e 15 punti in classifica, seguiti con 9 punti da Genova, che ha comunque una partita in meno e battuta dai pistoiesi alla prima giornata per 5-3 al Montagnana Stadium. Per gli uomini di Filippo Treno ora arriva una lunga pausa che vedrà la squadra impegnata nel campionato indoor che partirà il 5 dicembre con sede ancora da definire. A proposito di Pistoiese, per esempio, che sta attraversando un buonissimo momento, ne parleremo in maniera diffusa, come sempre, oggi è giovedì, in Giovedì Sport, questa sera con la nostra Giada Benesperi e i suoi ospiti in studio, e non solo, perché ci sono anche delle telefonate particolari che riguardano la partita di domenica. Vi lascio alla rubrica settimanale Agrinotizie della Confederazione Italiana Agricoltori riguardo al mondo dell'agricoltura.
poi al TG Salute, ipertrofia prostatica, cause, sintomi e trattamento, quindi un posto a tavola con Azzurra, poi un caffè in piazza, una trasmissione che ci porterà alla scoperta delle piazze toscane. Poi alle 19 torniamo noi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.